Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e oggi a tenerci compagnia c'è Nicolò Marangoni. Ciao Nicolò! Ciao a tutti, un saluto. Allora Nicolò, noi partiamo sempre con quella famosa domanda sia per rompere un po' il ghiaccio ma soprattutto per conoscerci un po' meglio. Chi è Nicolò? Ovviamente musicista, artista, ma anche il Nicolò di tutti i giorni, noi siamo molto curiosi. Allora, beh, la mia vita è divisa tra la musica e la mia altra grande passione, che è la letteratura, in particolare la letteratura francese. Sono un francesista, ecco, quindi studio francese, sia letteratura che la lingua, e accanto alla musica, ecco. Senti, c'è stato per te il momento, io un po' la definisco la chiamata, no? Cioè nel senso, quando hai detto, no, io da grande farò il musicista, o anche il musicista. Beh, sì, ci sono stati tanti, tanti piccoli segnali, diciamo. Guarda, potrei riportarti giusto un esempio che è stato quando ho visto per la prima volta dal vivo Vecchioni, Roberto Vecchioni, e lì sono rimasto stregato dal fascino delle parole e del suo modo di dirle, e da lì ho detto: voglio anch'io scrivere queste cose, voglio anch'io provare a raggiungere quel livello. E allora da lì è nato un po' tutto. Come non citare il grande professore, insomma, sotto ogni punto di vista, un grande maestro della scrittura sotto ogni aspetto. E senti, oggi stiamo vivendo invece un grande caos dal punto di vista musicale, no? Ci sono arrivate le piattaforme, ovviamente, che hanno un po' sbaragliato tutto il resto, no? 60 milioni di brani su uno smartphone, ogni venerdì esce tantissima musica. È difficile anche stare dietro ai tanti artisti che arrivano, no? Spesso anche molto, molto validi. E com'è oggi fare il musicista? Non è semplicissimo. No, non lo è, ma non lo è, penso, anche per il pubblico, perché c'è una, in questa, insomma, condensazione di ogni giorno, ogni venerdì, milioni e milioni di uscite, che uno, un ascoltatore medio, immagino, come possa esserlo anch'io d'altronde, si perde anche il filo di quello che puoi amare, no? E quindi si crea anche un disorientamento molto forte. Questo è una cosa generazionale che viviamo molto, in modo molto diversificato, ma nella musica è molto evidente. Quindi il musicista credo che ne soffra, ma anche abbia il compito in qualche modo di opporsi facendo musica di qualità e cercando di pubblicare solo quando ne ha davvero l'esigenza. Questa è una cosa sacrosanta, insomma, la riprendiamo e la rilanciamo proprio perché oggi il contenuto sembra un po' aver perso forse il focus, no? Invece il contenuto è quello che fa comunque alla fine la differenza sotto ogni aspetto. Senti, invece una mia curiosità personale, nella tua playlist di comfort zone, no? Quando passi dall'altra parte diventi ascoltatore, chi è che non manca mai? Ma ti ho già citato Vecchioni, per citarne un altro non italiano, potrei dirti Bob Dylan. Bob Dylan come Leonard Cohen, per esempio. Beh, diciamo che tre personaggi che hanno fatto della scrittura veramente un'opera d'arte sotto ogni aspetto. Senti, siamo invece molto curiosi di ascoltare il tuo brano, direi di fare una pausa musicale, ci ascoltiamo Le cose rotte e poi torniamo. Sarà colpa mia che sono sempre ingenuo, che mi dimentico gli ombrelli sul treno, che vado avanti e vado indietro, e dove sono non me lo chiedo. Quanto è profonda questa nostalgia, ci sono ancora sotto, qui non prendo in galleria. Dicevi un giorno te la porto via, facciamo solo l'ultima fotografia. C'è una seconda vita nelle cose rotte, in quelle case senza più le porte.
ancora belle senza risposte, ancora in piedi dopo la notte. E quante linee telefoniche abbiamo usato per parlarci, distanze chilometriche, sono nuvole che sposti. Ci ho fatto l'abitudine solo per vederti. Le mie domeniche sono fragole che mordi. Sarà colpa mia che credo un po' nel caso, nella musica scoperta in radio, di cosa resta dopo un uragano, a chi non dorme dopo un bacio, alla seconda vita delle cose rotte, a quelle case senza più le porte, ancora belle senza risposte, ancora in piedi dopo la notte. Quante linee telefoniche abbiamo usato per parlarci, distanze chilometriche, sono pagine che sfogli. Ci ho fatto l'abitudine solo per vederti. Le mie domeniche sono fragole che mordi. E la bellezza delle cose rotte, quelle case senza più le porte, ancora belle come le donne, ancora stelle dopo la notte. Per innamorarci, distanze chilometri. E siamo di nuovo in diretta qui su Web Life TV Music Destination. Siamo con Nicolò Marangoni. Abbiamo appena ascoltato Le cose rotte, il tuo nuovo singolo. Se non sbaglio, in radio e sulle piattaforme, appunto, dal 15 dicembre. Quindi fresco, fresco, come si suol dire. Parlaci un po' di questo pezzo. Come arriva? È un pezzo che vuole raccontare la rinascita, appunto, dopo una rottura, dopo uno strappo, e quindi far vedere che le cose rotte non sono cose finite, non sono cose da buttare, ma sono cose che acquistano un nuovo valore, che è il valore dell'esperienza, e che quindi mostrano una seconda vita, e a volte questa vita è anche molto più autentica di com'era prima, di com'era nelle cose intere. Ed è una canzone sostanzialmente di speranza, molto autobiografica, in cui mi sono trovato io stesso in un certo punto della mia vita ad essere, come dire, la cosa rotta, e ho imparato a riscoprirmi a partire dal mio essere spezzato, e da lì ho riscoperto tutta un'altra vita, una vita migliore, in cui ho iniziato forse da lì in poi davvero a conoscermi. E quindi questo è il mio augurio con questa canzone. Senti, com'è il tuo processo creativo? Da dove parti? Ma io scrivo quasi sempre molto analogicamente con la chitarra e qualche volta col piano. E scrivo in realtà ovunque, scrivo pensieri sparsi costantemente, ogni giorno, in treno, a casa, quando sono in giro. Sono molto importanti per me le passeggiate, e quando passeggio poi anche inconsciamente tutto mi ritorna e si mischia con tutti i pensieri, le emozioni, e poi quando ho dello spazio che ritorno a casa di getto quasi sempre scrivo appunto con la chitarra. Così di solito quando non scrivo di getto poi le cose le butto sempre, le canzoni che pubblico sono canzoni che hanno una lunga meditazione ma un processo creativo poi abbastanza veloce. Senti, oggi ovviamente abbiamo anche accennato prima, oltre alle piattaforme sono arrivati i social network, no? Che è un grande canale di distribuzione, che sia Facebook per i più age, diciamo così, poi beh, è arrivato Instagram, poi arriva TikTok, appunto come dicevamo prima, iper mega veloce, oggi sei in hype, domani purtroppo no. Com'è il tuo rapporto con i social network, con questa grande velocità? Guarda, purtroppo molto, molto male, nel senso che io sì, non mi trovo a mio agio in questa musica, in questo approcciarsi al mondo veloce, nel senso io ho un approccio molto lento, nel senso che
mi piacciono le cose che durano, mi piace la durata delle cose e quindi apprezzo una vita di questo tipo e ovviamente mi sento in contrasto molto spesso con la velocità social, la velocità della tecnologia in generale. E non per questo ne sono estraneo, ovviamente cerco di viverci attraverso e di esserne parte, però ecco, nel mio caso ho molta difficoltà e infatti anche le mie canzoni qualche volta soffrono di essere chiuse dentro questa scatola sociale e tecnologica. Senti, ovviamente abbiamo citato prima tre grandi nomi del cantautorato mondiale. Ecco, oggi anche nei talent vediamo molti giovani artisti che vanno con il proprio pezzo, no? Che scrivono. Meno interpreti, passami questa sottolineatura. Dal tuo punto di vista, visto che tu scrivi, c'è più coraggio oggi forse a esternare quello che uno ha dentro, oppure è solo un nuovo modo di fare musica? Ma sicuramente è un nuovo modo di fare musica, sicuramente ci sono molti approcci che prima non c'erano, adesso un brano è scritto da molti autori, anche per esempio non c'è più neanche la figura vera e propria del cantautore, nel senso tutti scrivono, ma scrivono insieme a tante altre persone, che non per forza è un male, non sono anch'io stato un autore. Un coautore di altri pezzi, quindi sono molto favorevole alla contaminazione. Certo è vero che io penso che non che per quanto ci siano tutti questi cantautori, tutta questa gente che scrive, i veri grandi cantautori fatichino a emergere. Non credo che ci siano tutti questi cantautori, tutto sommato, nonostante ci sia tutta questa gente che scriva. Quindi io penso ci sia questo paradosso. È un'opinione mia, ecco. Sì, no, è interessante questo approccio, è da analizzare, però effettivamente è proprio così, sì, assolutamente. Senti, oggi anche il genere musicale sta venendo meno, no? Nel senso che oggi, come dicevi tu, c'è tanta contaminazione, non che la musica non sia stata contaminazione, anzi lo è sempre stato, però ecco, oggi si sperimenta molto, anche i big spesso fanno nei loro album due o tre pezzi che magari non sono nella loro comfort zone di genere musicale. Come lo vedi questo grande, come dire, putpurrì di generi proprio? Ma sicuramente è una cosa che fa bene a un disco essere ad esempio molto variegato e sono d'accordo in queste anche tentative di vestire sì, abiti diversi. Quello che non deve mai venire meno è il tuo stile, il tuo stile che si deve riconoscere in ogni veste che ti metti. Se si perde quello, si perde anche la potenzialità del tuo sperimentare. Quindi, premesso che lo stile deve essere rimanere il tuo, puoi vestire altre pelli, ma ecco, si deve sempre vedere il tuo marchio, come dire. Nicolò, siamo alla fine della nostra piacevolissima chiacchierata. Le ultime due domande di rito, probabilmente le più importanti. Allora, sappiamo che nel cassetto di ogni artista, c'è sempre qualcosa in preparazione. Nel tuo cassetto che c'è? Ma c'è la preparazione di un nuovo lavoro discografico, di un EP e di una serie di presentazioni a livello live quest'estate che stiamo preparando. Sì, che non ho ancora annunciato, ma annuncerò la primavera, quindi sono ecco nei lavori dietro le quinte ancora, però sono molto contento di questo, sto lavorando per questo. Senti, invece per i nostri amici ascoltatori che vogliono seguirti, ma soprattutto ascoltarti, come e dove ti trovano? Allora, su Instagram potete cercarmi come col nickname Marangoni Scrive e mi trovate subito, Nicolo Marangoni. E su qualsiasi altra piattaforma basta cercare il mio nome e il mio cognome, Nicolo Marangoni, e mi trovate facilmente. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Nicolò, fatelo perché, come diciamo a Roma, è gagliardo e tosto, quindi ascoltate la sua musica e condividete il suo lavoro. Nicolò, grazie per averci fatto compagnia. Ciao. Lì nella regia.